Buongiorno, allora scusatemi l'inquadratura così, ma mi sto avviando. Dio santo, mi sono svegliata praticamente all'alba per essere qua un'ora prima più o meno e poter studiare un pochino, però alla fine è pure tardi, che odio. Stamattina ho anche dovuto fare un po' di biglietti, quindi anche per quello, dato che mi è arrivato il treno in ritardo, sono arrivata praticamente un po' più tardi. Buonasera, io sto tornando, cioè sono appena arrivata a Milano praticamente con la navetta dell'università e non ho praticamente vloggato, non ho fatto niente perché durante la pausa pranzo sono corsa a studiare, alla fine ho mangiato velocissimamente. Ok, vi stavo dicendo prima di interrompermi perché mi sentivo un po' a disagio, adesso vado direttamente a casa di Emma, mamma mia. È stata un po' una giornata assurda, dire. Ok, forse riuscirò a fare una clip decente senza preoccuparmi che le persone mi guardino malissimo. Comunque dicevo che anche oggi è stata una giornata abbastanza piena e pesante. Forse non come ieri, però la parte finale abbiamo fatto fisiologia e volevo spararmi praticamente. E niente, insomma. E sta diventando tosto, a dir la verità, cioè studiare e seguire le lezioni in combo, una cosa che tutta la mia carriera precedente universitaria non avevo mai fatto, perché comunque sia noi ci davano sempre il tempo di studiare. Mi viene chiesto ancora tutt'oggi che facoltà faccio, faccio infermieristica, rispondo anche a questa domanda e ne approfitto. Invece vado un attimo su da Ema e non so bene se, che cosa faremo stasera, però vi comunicherò più tardi, insomma. Sono praticamente a casa di Emma e niente, fra un po' invece andiamo su da me e stasera alla fine abbiamo deciso che ci guardiamo un film e ho deciso che stasera non mi metto a studiare manco a morire, dato che domani mi devo fare la full immersion. In più mi merito il riposo perché comunque anche durante la settimana ho studiato un botto e niente, insomma. Comunque questo dovrebbe essere tipo uno study vlog, no? Insomma, parlare un pochettino di, cioè, in generale condividere con voi un pochettino come distribuisco io il mio studio e chiedere a pareri a voi, magari più che altro consigli. Ok, che io faccio una cosa abbastanza particolare perché ho gli esami nel periodo in cui ho le lezioni, ok? Invece tutte le facoltà normali di questo mondo hanno gli esami e non hanno le lezioni. Cioè, è la mia facoltà strana, ok? Niente, in pratica ho adottato questa tecnica. All'inizio mi svegliavo presto, perché poi appunto io ci metto un'ora sostanzialmente ad arrivare in università e quindi faccio in sostanza la pendolare alla fine. Mi svegliavo appunto presto prima, così riuscivo, quando riuscivo, comunque 5 e mezza barra 6, studiavo un'oretta e mezza e poi mi preparavo e andavo in università. Poi tornavo a pranzo se non mi mettevo a chiacchierare con i compagni, eccetera, mi mettevo a studiare. 2 giorni di questa settimana praticamente l'ho fatto tranquillamente perché mi sono messa per i cavoli miei, anche oggi è uguale. E al pomeriggio studiavo fondamentalmente da quando tornavo a casa fino alle 8, poi pausa e poi riprendevo la sera 2 orette, 2 orette e mezza, insomma quanto riuscivo a tirare, a volte anche 3. Il problema è che poi così facendo finisco sempre tardi cioè di studiare e di conseguenza dormo pochissimo, no? Infatti, boh, non lo so come farò, però mi sa che per anatomia dovrò fare così. Purtroppo comunque è un esame che mi blocca una marea di roba e lo devo dare adesso, perché se non lo do adesso, cioè adesso a febbraio, il pezzo che ho fatto prima, che ho passato, me lo cancellano e io devo rifare tutto. Quindi potrei anche spararmi proprio in bocca direttamente dopo questo, se non passerò appunto anatomia a febbraio. Che questa cosa mi preoccupa abbastanza. Praticamente, dato che facendo così non riuscivo più a reggere di svegliarmi la mattina presto, studiare subito, poi prepararmi, ho optato che magari per tipo 2-3 giorni alla settimana ho deciso di fare così, ovvero di svegliarmi presto, arrivare in università 1 ora e mezza prima delle lezioni e studiare. Oggi l'ho fatto, cioè non so come cazzo ho fatto, però l'ho fatto. Però svegliarmi la mattina e dire ok, anche se presto, adesso mi preparo, è diverso dal dire ok, adesso mi alzo, mio Dio, mi devo mettere subito a studiare.
Ok, perché un attimo attivo il cervello, attivo tutto, preparo, eccetera. Quindi comunque bene o male, cioè il corpo anche inizia ad andare. Quindi una volta che tu ti siedi, arrivi, che praticamente è tutto ancora chiuso, non è vero, perché là da me non c'è un cavolo, l'unico bar che c'è è aperto a quell'ora lì, alle 7:30/8. E quindi niente, mi sono messa lì a fare un'oretta, infatti sono stata super produttiva, ho fatto comunque un po' di cose e sono stata contenta. E quindi credo che praticamente settimana prossima, cioè da qua fino a fine febbraio, farò così. Però non tutti i giorni perché io non ce la faccio a svegliarmi ovviamente tutti i santi giorni alle 5 e mezza ad andare là. E quindi alternerò e magari farò 2 volte alla settimana così e poi ovviamente prima mi sveglierò prima. Dipende ovviamente dagli orari che ho, quando magari ho meno lezioni, che capita molto raramente perché la maggior parte delle volte comunque ho lezioni tutto il giorno. E anche se comunque non ho lezioni, alla fine se devo andare là per 3 ore la mattina devo comunque rimanere tutto il giorno, sempre per la questione navetta, perché se no potrei prendere benissimo il treno. Infatti, vabbè, per esempio ieri l'ho fatto, che non ho seguito una lezione e me ne sono andata. Beh, volevo condividere questo mio pensiero, questa mia pippa, volevo chiedervi voi che cosa fate effettivamente, perché è un po' un delirio, cioè nel senso per me avere già il tempo di studiare in tutta la giornata contando un'ora, 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 2 ore, 3 ore, è già tanto se arrivo a 4 ore di studio la sera, ok? Quando sono stanca, cioè ho 4 ore di studio, 4 ore di studio totali al giorno durante la settimana. A volte magari se riesco alla sera a tirare un po' di più, che arrivo fino all'una, allora mi va bene, però cioè, non è che ho sempre voglia, e infatti questo è un problema. Poi mi ero tipo fatto tutti i programmi, cioè io non so voi, ma io tendo sempre a farmi tutti i programmi a lungo termine, eccetera, poi alla fine devo sempre modificare tutto perché non riesco a stare al passo e contavo di finire il programma il 31 di gennaio, ma non ce la farò mai e quindi scalerò di qualche giorno perché mi sono intoppata. Insomma, nient'altro. L'è dura, cioè non è semplice perché soprattutto cioè psicologicamente è molto stancante, ma che poi di conseguenza, cioè sia a livello psicologico che a livello fisico è anche stancante, perché se io dormo 5 ore a notte, 4 ore a notte, cioè non è che posso campare più di tanto, prima o poi muoio anch'io. Che praticamente ho aperto una pagina che è semplicemente dedicata solo allo studio, di cui magari vi metto il nickname qua in sovraimpressione se volete andarmi a seguire, però in cui posterò solamente post esclusivamente in inglese, e così semplicemente da separare un pochettino il mio profilo di Instagram, quello mio originale, insomma, legato a questo canale, che praticamente è, come si dice, cioè, è più legato al mondo del beauty, cioè, insomma, cose un po' più meno pesanti, ecco, l'università, anche se comunque alla fine con voi mi capita spesso di parlarne perché mi scrivete, eccetera, eccetera, eccetera. Però volevo dedicare solamente uno spazio dove magari pubblico le foto esclusivamente a cose di studio, consigli, tips. Avevo anche intenzione di aprire un altro canale in inglese, ma io già faccio fatica a tenere su questo e quindi mi chiedo io dove avrò mai la forza di fare video. Cioè, in un altro canale, far crescere un altro canale in inglese, credo che mi potrei sparare. Quindi non lo so, cioè non lo so, sono un po' combattuta, perciò ho deciso che inizio con la pagina. È buona. Ho anche deciso che alla fine, cioè, pur di essere presente, cercherò di filmare come sto filmando adesso con un iPhone e cercherò di filmare un po' più di video, insomma. Visto anche che lo study vlog, il mio primo study vlog, vi è piaciuto parecchio, perché comunque l'avete stato visto parecchio, infatti di questo sono molto 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 contenta. Niente, Emma è di là in bagno, che mi ha abbandonata in cucina qua, in sala. Volevo chiedervi se per caso vi interessano di più i video così, giornalieri, oppure direttamente i weekly, non lo so, non lo so. Poi c'è, cioè, vi devo raccontare questa. Praticamente ormai ho optato per il mio pranzo strategico da evitare, insomma, di addormentarmi cioè, il pomeriggio durante le lezioni. Praticamente ho deciso che a pranzo mi porterò sempre una insalatona con, cioè, ricca, bella corposa, con una marea di cose dentro, insomma, però la base sarà perennemente insalata. E alla fine, cioè facendo così, mangio velocemente senza star là a fare chissà, strafare, fare eccetera. Mi permette cioè, di mantenermi comunque attiva perché non, sì, sono piena, ma non più di tanto, esageratamente, ecco, così da non addormentarmi. Evito anche magari di prendere il caffè, evito che, cioè, insomma, troppo caffè si sa che non fa bene, fa ingiallire i denti, eccetera, eccetera, eccetera.
Sto notando che continuate a scrivermi: ma come fai ad avere i denti bianchi? Ragazzi, ho fatto una marea di video su sti benedetti denti bianchi, a prescindere che io ce li abbia così. E cioè, sembro anche un po' scema io, di conseguenza, che continuo a dirvi le stesse cose, perché io non faccio nulla di che, a parte il carbone vegetale, però neanche tutti i giorni alla fine. Non so sinceramente per bene che cosa consigliarvi, anche se secondo me, cioè, sta cosa dei denti bianchi è molto anche un effetto ottico, perché io sono molto più scura, semplicemente. E niente. Oh mio Dio, credo che stasera guarderemo un film. Ore? Ah, sei vivo? Sono vivo. Non so come ho fatto a sopravvivere questa settimana, ragazzi, però sono veramente... Cioè, soprattutto oggi sono fiera di me. Sono riuscita a fare... Cioè, quando mi impunto a fare cose, ci riesco, ok? Quindi alla fine è soddisfacente la sera tornare a casa e dire wow, cioè, brava. Ok, cioè io sono la prima che magari si lamenta sempre, oh mio Dio, mi devo alzare presto, oh mio Dio, devo studiare, cioè alla fine la mia vita è studiare e basta. Alla fine fare, cioè tutto quello che faccio mi piace, perché ho le giornate piene, faccio comunque tante cose, cioè in generale, e arrivare soddisfatti perché riesci a fare quello che vuoi fare ti dà soddisfazione. Anche dire un'altra cosa, che di recente ho iniziato a leggere questo libro che si chiama The Miracle Morning. A dire la verità, cioè, avevo già spulciato magari qualche recensione eccetera, ho deciso di leggerlo lo stesso, l'ho scaricato ed è in inglese. Faccio un po' più fatica rispetto all'italiano, che magari, cioè, soprattutto se sono stanca non devo star là proprio precisa a vedere, però vabbè, comunque si legge abbastanza facilmente comunque. E sinceramente è uno di quei libri motivazionali, no? Anche se, vabbè, molte cose che già dice quel libro io già di mio le facevo, e ovvero di imporsi comunque dei mini obiettivi ogni giorno, di essere produttivi, cioè di iniziare la giornata presto per riuscire a fare più cose possibili. Inconsciamente già queste cose le facevo in passato, comunque adesso soprattutto ci sto ancora più dietro a questa cosa del fatto dello svegliarmi presto e cercare di fare tanto prima che la mia giornata inizi, che per me è la mia giornata quando inizia e quando ho le lezioni. Sono contenta, ve lo consiglio quel libro. Io non l'ho ancora finito, ovviamente, perché l'ho dovuto abbandonare. Credo che Anatomia in questo periodo abbia la priorità su tutto. E non è vero che se magari uno studia non può fare nient'altro, perché sennò non sarei qua. Insomma, cioè, se sicuramente starete vedendo questo video, significa che io l'avrò montato. Non so in che condizioni, non so a che ora, perché comunque l'avrò fatto, no? E non lo so, sono molto pro in questo periodo, non so perché, forse perché è un po' anche l'adrenalina, la cagarella, cioè del oh mio Dio, se non passo tutti gli esami non passo l'anno, perché da noi bocciano purtroppo. Cioè, tutto questo mi dà comunque una spinta in più, e forse anche perché comunque sia quello che faccio alla fine mi piace. E so che non era la mia prima scelta, però, cioè, non posso nemmeno, capito, lamentarmi più di tanto, perché comunque sia le materie che sto studiando non posso dire che non sono interessanti. Sono felice. Amore? Ho già tipo parlato per 20 minuti. C'è la notizia sul giornale, quindi quando caricherò questo video sarà presto, quindi la notizia sarà stata ancora fresca, che comunque sia ieri, che era il 20... 5, che c'è stato un incidente, insomma, con un convoglio col treno qua nelle zone mie lombarde, e madonna mia, cioè, che angoscia, cioè, contando che io comunque bene o male non dico che il treno lo prendo tutti i giorni, però siamo lì, e tra l'altro questa cosa ha creato un disagio assurdo, perché, cioè, anche stamattina quando ho preso il treno, il mio treno che dovevo prendere a una tot ora, quindi all'alba, è arrivato in ritardo. E tutto questo ovviamente era causato dall'incidente di ieri ancora, e mi hanno detto alcune mie compagne che appunto, che comunque sia, cioè, arrivare in università in questi giorni è stato un po' un delirio, che avrebbe annoiato tipo per una centinaia di minuti, però c'avevo voglia di ciacerare. Mole? Sì. A dopo.
Buonasera, scusatemi, tutta la mia faccia oleosa, ma mi sto, cioè, mi stavo lavando, mi lavo i denti e arrivo. Questo qui, perché ultimamente sto usando questo prodotto, prossimamente giuro che faccio il video della skincare, guardate se riesco, lo registro proprio anche domani. E questo qui appunto è la camomilla di Roche, che è strabuona, è un po' unto a dir la verità, anche soprattutto da sfogliare in faccia, però mi piace. E devo finire assolutissimamente questo, che ce l'ho da una vita, vi giuro, ma da una vita. E però mi è sempre piaciuto come prodotto. E dopo questo ho intenzione di utilizzare questo qui, che è sempre un detergente, però anti-pollution della linea Elixir Jeunesse, ed è tipo una quest'azione detox per chi generalmente comunque vive in città, comunque entra a contatto con così tante con tossine, paradossalmente, ogni giorno, ecco, diciamo così. E niente, poi invece come tonico, comunque anche solamente per pulirmi adesso, un attimo prima di lavarmi il viso perché mi sento troppo unta, uso questa soluzione 7 in 1 della Etude House, che mi piace tantissimo. È assurda, guardate come leva le cose. È veramente assurda cioè, questa soluzione liquida, non l'ho mai capita. Perché, cioè, leva il trucco, pulisce, leva una marea di cose. Mi giuro, guardate come strucca. Però io a volte lo uso anche come tonico, questo lo uso un po' per ridefinire un po' l'unto dell'acqua micellare oleosa, insomma. Ultimamente ho la pelle secchissima e quindi vado ad utilizzare questa specie di siero al rose, cioè sarebbe tipo rose feel oil australiano, e questo l'avevo preso in fiera ed è tipo un olio. Le rose, credo, una roba del genere. Ne metto davvero qualche goccettina perché sennò, cioè, diventa troppo unta sta cosa. Bene in profondità e sì, vero, lascia comunque quella patina leggermente unta, però mi piace veramente troppo. Poi per il contorno occhi la sera, ultimamente insieme a mia mamma sto utilizzando questa qui della Skinios, che non so se ve ne avevo già parlato, però prossimamente appunto nella mia skincare ve ne parlo per bene. La metto qua, invece la mattina metto quello della Face D, che se mi seguite da tanto tempo sicuramente l'ho mostrato già una marea di volte. Questo è un anti-age, dir la verità, perché ho sempre paura, perché voi mi dite, ma sei più di nostri molti meno anni di quelli che hai, eccetera. Però ragazzi, cioè, l'età comunque si deve sentire, un minimo dovrà venirmi una tanto, un qualche ruga. Poi comunque, a parte che ho queste occhiaie che, cioè, ormai sono perenni, vabbè, e tanto stasera mi faccio una di quelle dormite, raga, che... Poi vado a mettere sempre questa crema qua, della Beauty Espiei, ed è la mia crema praticamente contro brufoli, acne, riduzione sebo, insomma tutte queste cose qua. È una crema che costa una fraccata di soldi, lasciamo stare, però è l'unica. Infatti io, cioè, passano mesi e mesi e mesi prima che io la finisca, perché la uso prevalentemente la sera, nonostante sarebbe consigliata anche di giorno, perché costa un botto, ma veramente un botto. Cioè, per me, poi, non so, però è effettivamente una delle poche con cui davvero mi trovo da Dio. In più non so se avete notato che qua ha deciso di venirmi a trovare un caro amichetto, anzi sarebbero due qua sopra, però ho cercato di non bucarli, di non mettere niente, insomma, e piano piano si stanno riassorbendo senza, spero, lasciarmi troppe macchie, perché già qua ne ho un'altra, però il resto sta sparendo piano piano. Ho una leggera pettinata, alla fine i capelli li ho lavati stamattina, raga, mi sono buttata in doccia prestissimo e sono super fiera anche di questa cosa, perché ho battuto il freddo, ho battuto tutti i miei, insomma. Soprattutto che nell'ultimo periodo avevo questi tabù, oh mio Dio, mi devo svegliare presto, oh mio Dio, non ho voglia di fare niente. Invece oggi ero, non so per quale assurdo motivo, super attiva. E sono molto, molto contenta di questa cosa, davvero tanto. E alla fine non faccio quasi vedere mai niente all'interno dei miei vlog, però comunque sia sono stati vlog, quindi alla fine vi faccio vedere, magari vi dico più che altro a voce quello che faccio, quello che non faccio durante la giornata, perché sinceramente di mettermi a firmare troppo in università mi fa sentire anche molto sinceramente a disagio, cosa usuale soprattutto da noi. Se andassi in giro con la videocamera così come una mongola, credo che mi prenderebbero un po' tutti per il culo, anche se so che magari alcuni già probabilmente un po' di persone mi
cioè lo sanno che faccio questo, e secondo me alcuni mi perculano proprio, però alla fine sto imparando a sbattermene, perché tanto alla fine io non ammazzo nessuno, non faccio niente di male, sinceramente, quindi l'importante è questo, l'importante è che non faccio niente di male, non uccido nessuno, non faccio nulla di illegale soprattutto, quindi niente, alla fine è una specie di tabù che prima o poi spero che passi, insomma. E io spero che appunto questi video, anche se sono così, proprio perché sono veramente incasinata, vi piacciono lo stesso. E fatemi sapere se volete vedere appunto i weekly vlog oppure i daily fatti così, a modista di vlog. Domani, in teoria, dato che devo studiare tutto il giorno, se questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!